tempo fa mi sono imbattuto, girando in rete, in una conferenza, in un seminario di Italo Cillo. Italo Cillo è, non so come definirlo, lui si definisce in tanti modi, ed era una conferenza che tra l'altro non disdegnava, come spesso accade a Cillo e ad altri, di fare delle accuse abbastanza gratuite, oppure sempre le solite, sulla Chiesa Cattolica. Oltre a queste accuse, le solite cose che si dicono contro la Chiesa, insomma, oscurantista, legata al potere temporale, eccetera, eccetera, faceva anche le solite affermazioni, siamo mica al Medioevo, eccetera, eccetera. Inoltre sosteneva, in questo suo seminario o conferenza, non ho ben capito se fosse appunto un seminario o una conferenza, che oggi viviamo in regime di maggiore libertà. E allora mi ero permesso di fare un commento chiedendo semplicemente a Cillo quali sono le sue fonti. Cioè, voglio dire, se lui ha delle idee di un certo tipo sulla Chiesa Cattolica, da quali fonti le ha tratte? Queste domande rivolgevo appunto a Cillo, quelle domande che non sono banali, perché è evidente che si arriva a determinate conclusioni sulla Chiesa Cattolica attingendo a certe fonti. E lui per tutta risposta mi dice, caro anonimo, vabbè, io ho commentato col mio canale, uno va a verificare a che appartiene il canale, ci trova il mio viso, il mio nome, eccetera, eccetera. E sostanzialmente diceva, quindi, caro anonimo, eccetera, eccetera, che devi studiare molto per capire le cose, cioè, ma non ha risposto. Non ha risposto perché ha quelle idee sul Medioevo, perché ha quelle sue idee, quelle convinzioni sulla Chiesa Cattolica, eccetera, eccetera. E allora io ricommento e dico, caro Cillo, appunto, non sono un anonimo, io mi chiamo Menta, e ti ho fatto queste domande perché mi interessa dare un contributo a questa discussione, mi interessa non difendere la Chiesa, ma difendere la verità. Quindi ti richiedo ancora una volta quali sono le fonti dalle quali tu hai tratto queste tue convinzioni. Ah, dimenticavo, nella prima risposta Cillo mi dice, ma perché non coltivi tue idee anziché andare, come dire, a rompere le uova nel paniere agli altri? E caro Cillo, perché l'hai fatto anche tu non solamente sostieni le tue idee, discutibilissime tra l'altro, ma accusi la Chiesa Cattolica, quindi dici a me di non fare ciò che tu fai tranquillamente. Inoltre, il caro Cillo, tempo fa, aveva pubblicato un articolo, Le due religioni, naturalmente una religione pessima sarebbe quella cattolica, l'altra religione tra virgolette, sarebbe quella in cui crede lui. Ma è strano perché Cillo, essendo buddista, il buddismo non possiamo definirlo religione, che manca un dio, il buddismo lo si può definire filosofia, non religione. Quindi un lungo, lunghissimo articolo con le solite accuse, le accuse, quelle più diffuse proprio, quelle da supermercato, insomma. Quindi il potere temporale, la Chiesa che ha sottomesso, l'oscurantismo, e vabbè, poi le solite robe sull'Inquisizione, le solite robe su Giordano Bruno, eccetera, eccetera. Quindi dicevo, alla risposta di Cillo mi dice nella seconda risposta, dopo il mio commento, ma insomma, ciao Elia, noi ci siamo sentiti tempo fa via Skype, è vero, e in quell'occasione ti diedi anche dei consigli. No, caro Cillo, noi ci eravamo sì sentiti, ci fu uno scambio professionale. Scambio significa tu dai qualcosa a me o dici qualcosa a me, io la dico a te. Quindi questo fu lo scambio. E poi mi dice, ma perché fai polemiche? Vuoi fare polemiche o vuoi essere costruttivo? Ora mi risulta strano veramente immaginare, pensare che rivolgere delle domande significa fare polemica. Se una persona rivolge delle domande dicendo, scusa Cillo, ma tu fai delle affermazioni, queste tue affermazioni
da dove traggono origine? Cioè, voglio dire, quali sono le fonti da cui hai tratto queste tue convinzioni? E ancora una volta Cillo non mi risponde e mi dice: no, perché sai, le polemiche sono quelle che procurano sofferenza. E anche questa è una cosa un po' strana, per non dire contraddittoria, perché Cillo ovviamente crede in una filosofia e non religione che mette come causa principale della sofferenza proprio l'ignoranza. Quindi, se qualcuno rivolge delle domande, vuole approfondire, vuole dare un contributo, quindi vuole contribuire a togliere questi veli di ignoranza, e Cillo lo accusa di polemica. Vuoi fare polemica? No, il fatto è, caro Cillo, che non si ama, da parte vostra, non solo non essere contraddetti, ma neppure sentirsi rivolgere delle domande. E la cosa più strana è che poi siamo accusati noi cattolici di essere noi quelli con la mente chiusa, blindata, eccetera, eccetera. Ma ancora una volta, alla mia domanda, ma quali sono le tue fonti? Cillo non risponde e dice, stranamente, posso suggerirti dei testi in privato. Ma perché? A me. Io chiedo quali sono le tue fonti e tu suggerisci dei testi a me. Una cosa un po' strana anche questa. Ma comunque, Cillo non risponde. Allora, insomma, a questo punto mi vedo quasi costretto a suggerire io dei testi a Cillo. Partirei sicuramente dal primo testo, Massoneria e sette segrete. Poi certamente Complotto contro la Chiesa. Complotto contro la Chiesa. Altro fondamentale, Elogio dell'Inquisizione. Eh sì, andiamola a vedere questa Inquisizione. Perché si parla di Inquisizione della Chiesa cattolica in termini veramente vergognosi. Non si parla dell'Inquisizione invece protestante, strano che non se ne parli, come non si parla nemmeno delle centinaia di migliaia di morti che ci furono in Europa a seguito della riforma di Lutero, nemmeno di questo si parla. L'altro testo che vorrei consigliare a Cillo, ma a chiunque intende così, con una certa onestà e apertura intellettuale intende approfondire, certamente Il vero volto di Giordano Bruno, poi trovate voi gli editori. Il vero volto di Giordano Bruno è un libro molto importante. E poi, prima di giudicare, criticare la Chiesa Cattolica, dare una lettura, perché no? Dare una bella lettura alla Summa Teologica di San Tommaso e così verificare se noi cattolici siamo dei credoloni oppure usiamo la ragione, perché la fede, come ho detto spesso, ci si arriva con la ragione e non con la credulità. Quindi, caro Cillo, io non intendo fare polemiche, né lo intenderò sicuramente anche per il futuro, intendo semplicemente portare un contributo di chiarezza e anche di verità. Voi quando sentite la parola verità detta da noi vi scandalizzate, ma poi divulgate una serie di roba che non sta né in cielo né in terra e quella la spacciate per verità. È il solito giochino che viene fatto. Quindi, ripeto, io non voglio fare... Stavo dicendo strano giochino, scusate, ma si è esaurita la memoria del telefonino col quale stavo registrando. Quindi strano giochino, finché siamo noi a fare delle affermazioni, ci dicono ma voi non possedete la verità. Se invece le fanno loro, sembra che loro la verità la posseggano. Effettivamente qua la logica, la razionalità salta, ma non è questo il punto. Il punto è quello che dicevo prima, ossia fare delle domande si fa passare per fare polemiche. Io non faccio polemiche, faccio delle domande semplicissime, tra l'altro. E qualcuno dice, ma tu hai diritto a farle? Beh sì, sento accusare la Chiesa Cattolica delle solite menzogne che sono state diffuse ad arte, e infatti sono un po' sulla bocca di tutti. Come dicevo già precedentemente, sembra che tu non sia intelligente se non rivolgi queste accuse alla Chiesa. Quindi io non faccio polemiche, faccio delle domande. Se qualcuno mi vuole rispondere, bene. Se qualcuno vuole anche un confronto, io sono disponibile. Rifaccio quell'appello, cioè a leggere almeno quei 5 libri. Ce ne sarebbero altri, magari alla fine del video qualcun altro, almeno uno, lo metterò.
ripeto, polemiche nulla, sicuramente mi interessa veicolare la verità e non ho paura a definirla verità, e di tutti questi guru che non fanno altro che accusare la Chiesa Cattolica, io sono anche un po' stanco, non perché non dicano la loro, ma per il modo in cui, per il modo in cui lo dicono. E se qualcuno come me rivolge delle domande, questa è la risposta. Vuoi fare polemiche? Vuoi fare polemiche? Sei distruttivo? Sono distruttivo, ma perché voi cosa fate? Nel momento in cui distruggete la Chiesa Cattolica, cosa fate? Siete costruttivi? Non capisco, sempre due pesi e due misure, la logica che salta, la razionalità che salta, insomma, con queste persone pare veramente difficile parlare, dialogare. Io comunque ci voglio provare e rinnovo il mio invito a Cillo, quindi, di rispondere a quelle domande e, se c'è la possibilità, avere anche un confronto su alcune verità storiche, quantomeno le principali. Questo è il mio scopo, lo dico chiaramente, non mi nascondo dietro niente, quindi rinnovo questo invito e per cortesia non parlateci più di chiusura mentale nostra, perché mi pare che sia esattamente il contrario. Grazie a tutti e alla prossima.